E dopo l'isola di Sentosa, eccoci all'orto botanico. E questo è l'hotel Marina Sand Bay. L'hotel ha al suo interno tantissimi negozi, ma soprattutto ha una meravigliosa piscina al 57° piano. Un bellissimo colpo d'occhio. Chiaramente tutto questo per i clienti dell'hotel. Ed ora Singapore by night, ovvero di notte. Visita l'orto botanico di notte. E questa è una cascata artificiale vista dal basso. Raggiunge i 60 metri d'altezza. Percorrendo una lunga passerella a gradini, raggiungiamo la sommità della cascata. Queste riprese sono state fatte proprio dall'alto. Questi piloni colorati sono dei pannelli fotovoltaici, producono energia elettrica. Percorrendo quella passerella si arriva fino a un ristorante sospeso. Ora via di corsa alla baia, proprio di fronte alla Marina Sand Bay, per lo spettacolo di suoni e luci.
Fantastico, unico. Attraversando i tanti negozi dell'hotel, raggiungeremo Torre 3. Con l'ascensore di Torre 3 raggiungeremo il 57° piano. Appena fuori dall'ascensore ci ritroviamo in un disco pub dove si balla di fronte a questo spettacolo. Clienti dell'hotel che di notte raggiungono la piscina.
e dopo il brindisi finale si raggiunge l'aeroporto. Si ritorna a casa. E dopo il fantastico tour della Birmania, lo scalo a Singapore è stato un po' come la ciliegina sulla torta. Ore 2.05, partenza per Milano con Singapore Airlines, tutto come programmato.